Una delle diminuzioni interne più diffuse e facili è la maglia accavallata, in cui una maglia viene lavorata e l'altra no, e la maglia non lavorata viene accavallata, cioè messa sopra, praticamente appesa alla maglia lavorata. Si possono lavorare sia a rovescio che a diritto con l'inclinazione sia a sinistra che a destra. Qua potete vederne alcuni esempi. Qui abbiamo le maglie accavallate diritte con l'inclinazione a sinistra e a destra, e qui le accavallate rovesce, lavorate naturalmente sul rovescio, che sul diritto danno l'inclinazione a sinistra e a destra. Qui, fra l'altro, potete rendervi conto di quello che sottolineavo parlando del fatto che chi lavora con le maglie classiche, a volte per non tribolare con due insieme a diritto passando le due maglie, le sostituisce con una cavallata inclinata a sinistra. Non è esattamente la stessa cosa. Magari con una sola maglia non si nota, ma se lavorate file intere di maglie, la differenza è lampante. Infatti qui ho fatto la stessa lavorazione, e cioè ho fatto tante diminuzioni di fila e poi altrettanti aumenti per tornare al numero iniziale di maglie, e vedete che l'effetto prodotto da due insieme a diritto e dalle maglie accavallate è molto diverso. L'accavallata più nota è quella a diritto con l'inclinazione a sinistra. Passiamo a diritto, cioè con il filo dietro al lavoro, la prima maglia sul ferro destro, lavoriamo a diritto la seconda maglia e con la punta sinistra accavalliamo la prima maglia facendola passare sopra la punta del ferro sulla seconda maglia, quella lavorata. Passiamo la prima prendendola come per lavorarla normalmente. Sul ferro destro lavoriamo la seconda e facciamo passare la prima sopra la punta del ferro destro e sopra la seconda. Queste erano le maglie classiche. Se abbiamo le maglie della nonna, ossia Eastern, facciamo la stessa cosa. Passiamo a diritto la prima, lavoriamo normalmente la seconda e accavalliamo la prima sulla seconda. Per l'inclinazione a destra invertiamo l'ordine. Mentre prima passavamo la prima e lavoravamo la seconda, ora lavoriamo la prima, la rimettiamo sul ferro sinistro e le accavalliamo la seconda. Trasferiamo la maglia ottenuta sul ferro destro e procediamo allo stesso modo. Lavoro la prima, la faccio tornare sul ferro sinistro, le accavallo la seconda, trasferisco il risultato sul ferro destro. Lavoro, la rimetto sul ferro sinistro, accavallo la seconda, la passo sul ferro destro. Ora abbiamo le maglie della nonna. Lavoriamo normalmente la prima maglia. Ora, per non avere la maglia ritorta, giriamo la seconda maglia, trasformandola di fatto in un diritto classico, facciamo tornare la prima sul ferro sinistro, accavalliamo la seconda. In alternativa, siccome sappiamo che le maglie della nonna, ossia Eastern, si lavorano sempre prendendole da dietro, anche qui lavoriamo normalmente la prima prendendola da dietro. La ripassiamo sul ferro sinistro, prendiamo sempre la parte di dietro della maglia, la accavalliamo sulla prima e la passiamo sul ferro destro. È un movimento un po' strano, però così evitiamo di dover girare la maglia. Scegliete quello che fa per voi. Vediamo che le maglie si sono inclinate nella direzione della maglia lavorata. Dove abbiamo lavorato la seconda maglia, hanno l'inclinazione a sinistra, e lavorando invece la prima abbiamo ottenuto l'inclinazione a destra. Vale lo stesso per le accavallate rovesce.
Naturalmente, se lavoriamo un'accavallata rovescia sul diritto del lavoro, come nella lavorazione di due maglie insieme, non importa perché formandosi davanti al lavoro le barrette, l'inclinazione non si vede. Quando dobbiamo lavorare le accavallate a rovescio sul rovescio del lavoro, ma ottenere allo stesso tempo una determinata inclinazione sul davanti, ricordiamoci sempre la stessa regola: le maglie si inclinano verso quelle lavorate. Quindi, per ottenere sul diritto un'inclinazione verso destra, passiamo la prima maglia a rovescio, cioè con il filo davanti al lavoro, lavoriamo a rovescio la seconda maglia e accavalliamo la prima sopra la seconda. Passo la prima, lavoro la seconda e badando che il filo rimanga sempre sul davanti, vado a prendere la prima e la accavallo sopra la seconda. Per un'inclinazione sul davanti verso sinistra, lavoro a rovescio la prima maglia, la rimetto sul ferro, vado a prendere, badando che il filo rimanga sempre davanti al lavoro, vado a prendere la seconda e la accavallo sopra la prima. Lavoro a rovescio la prima, la faccio tornare sul ferro sinistro, passando sotto il filo in modo che rimanga davanti, prendo la seconda e la accavallo sulla prima. Così sul diritto del lavoro abbiamo ottenuto l'inclinazione a destra laddove abbiamo passato la prima e lavorato la seconda maglia, e a sinistra dove abbiamo lavorato la prima e le abbiamo accavallato la seconda maglia.